La seconda lì. File è arrivato puntuale all'appuntamento con la cometa Churyumov-Gerasimenko. Si è staccato dalla sonda Rosetta dell'ESA alle ore 9.30 di questa mattina e dopo 7 ore che hanno lasciato col fiato sospeso scienziati, ingegneri e appassionati di tutto il mondo, ha finalmente toccato la superficie della cometa alle ore 17.02 tra gli applausi dei tecnici del centro di controllo di Darmstadt. È stato un tuffo di una ventina di chilometri quello in cui si è cimentato il piccolo lander di soli 100 kg di peso che ora si trova a poco più di 500 milioni di chilometri dalla Terra. Un viaggio durato 10 anni. Mi sentirei di parafrasare Armstrong, insomma, che un passo da gigante per l'umanità, perché appunto è un evento senza precedenti che ci consentirà degli studi senza precedenti, e come INAF sicuramente siamo molto orgogliosi perché noi abbiamo contribuito oggettivamente molto a questo risultato. Sono almeno 2 gli istituti dell'INAF, lo IAPS e l'Osservatorio Capodimonte, che hanno contribuito in prima persona, diciamo così, ma sono tanti i nostri colleghi anche universitari italiani che hanno avuto ruoli anche di responsabilità. File sta già inviando all'Orbiter le prime immagini della superficie di 67P e tutti gli strumenti funzionano perfettamente. Presto, con uno strumento realizzato in Italia, sarà possibile estrarre un campione che verrà analizzato direttamente all'interno del lander, senza dover essere riportato sulla Terra. La scommessa visionaria di tutto il team che lavora da più di 30 anni a questa missione è divenuta finalmente una splendida realtà. Rosetta è la prima sonda, quindi il primo oggetto costruito dall'uomo ad orbitare attorno ad un corpo celeste che custodisce i segreti della formazione del Sistema Solare e di altri sistemi planetari. È un evento unico, un passo storico per il genere umano, come avrebbe detto qualcuno tanti anni fa e come ha ribadito lo stesso Klim Churyumov, scienziato russo che ha scoperto la cometa alla fine degli anni 60. Mi sentirei di dedicare questo successo a Angioletta Corradini, la nostra collega che purtroppo non è più con noi da 3 anni, che era direttrice dell'IFSI e che ha molto partecipato a propagandare anche Rosetta, oltre che essere PI di uno degli strumenti, e che sicuramente si sarebbe voluta godere questo momento di gloria.